Vorrei presentarvi questo libro che sta per essere stampato, che ho scritto in un lungo lavoro, ammetto, su cambiamenti climatici. Allora, il libro che esce per Leutra, chiaramente, il libro si intitola Campati per aria, come dire, e proprio perché, come dire, proprio per questo scelgo un po' un contesto esterno all'interno di questa rassegna, di questa serie come dire, di dialoghi, di presentazioni che da on the road sono passati a on the sofa, sulle poltrone. Ecco, le vere poltrone da cui partirei hanno a che fare con quegli ambienti in cui siamo sempre più interconnessi, e lo siamo per lo più nei cambiamenti climatici, spesso nelle forme più impensabili, nelle forme catastrofiche, angosciose anche, in tutte quelle tonalità emotive che oltretutto abbiamo vissuto anche all'interno delle esperienze che stiamo vivendo, ancora in parte dei lockdown e di quelle esperienze traumatiche che è stato il Covid-19 a livello planetario e poi soprattutto, no, nei vostri contesti, nei miei contesti in Italia. La crisi climatica emerge come intensa, minacciosa e intima questione geofisica, certo, ma culturale. Ecco, è un testo che cerca di riposizionare i cambiamenti climatici e ripensarli anche e non solo come strumento accademico, come una questione culturale, ma anche come le soluzioni o i tragitti o il capire in che tempi siamo, che sono sicuramente tempi di crisi, ha a che fare con riprendere gli strumenti della cultura. Sono un antropologo, quindi ciò vuol dire affrontare anche le diversità delle culture per come si sono messe sempre in relazione ai cambiamenti, tanto più quelli atmosferici e quelli climatici. È una questione culturale che si apre però in tempi che sono particolarmente inediti. Il Covid-19, la nostra esperienza italiana, ha ben mostrato, beh, abbiamo vissuto in modo anche traumatico e disorientante una prima esperienza d'antropocene direttamente in Italia, e in connessione chiaramente alle dinamiche planetarie. Questo a partire dal micro, chiaramente. Da un virus, ma è molto connessa, come dire, a ciò di cui si sta parlando in termini proprio più in generale, dei cambiamenti climatici, dove piuttosto che sostare nelle forme catastrofiche, che sono l'immaginario che riceviamo, o quelle negazioniste, o quelle di pura soluzione tecnica, forse c'è bisogno di fare un passo che oggi diventa sempre più urgente, che è quello di iniziare a capire dove siamo e capire in che tempi siamo e in che tempi atmosferici siamo, visto che sono così interconnessi i cambiamenti climatici, alle azioni collettive che facciamo e chiaramente anche quelle delle multinazionali, degli attori politici, economici, via dicendo. Siamo in tempi di crisi, ma siamo anche in un contesto della crisi dei tempi, proprio il tempo atmosferico, del riconoscimento delle stagioni o di attori ambientali che uno si ripresentano come attori, due cambiano molto di più del cambiamento sociale, anzi, noi rimaniamo, no, in un'inerzia in termini politici, o in un'impotenza, o in un senso di apparente indifferenza rispetto alle forme di cambiamento ambientale, che siano quelle virali, ma anche, soprattutto, quelle che viviamo in ogni contesto locale. I cambiamenti climatici è una questione culturale, ma è soprattutto una questione che tutti vivono nei contesti locali e percepiscono e comprendono o non comprendono nei loro contesti locali. Culturali sono le conseguenze, questo è evidente, dei cambiamenti climatici, in termini di politiche anche potenzialmente autoritarie, di stati di emergenza, e poi perché ha un impatto chiaramente in forma di vulnerabilità sociale, di senso di perdita, non solo della biodiversità, dei propri territori, dei propri spazi intimi, della propria acqua, della propria terra, che provoca un forte disorientamento, chiaro, questo tanto più in contesti dove le forme di cambiamento ambientale accelerato intaccano già da decenni, no? E spesso sono anche, non solo, sono anche in contesti del sud del mondo, da cui provengono parte degli studi che sono inseriti in questo libro. Chi è più vulnerabile spesso è meno responsabile dei gas climalteranti, meno responsabile storicamente, è spesso, come dire, molto più esposto, alle forme di cambiamento ambientale, a perdere l'acqua, a perdere i propri territori, il proprio senso di sicurezza, le proprie risorse. Ciò provoca dappertutto, ma l'abbiamo vissuto anche in Italia, a partire da quello che è un'esperienza d'antropocene, quella, no, della pandemia, del Covid-19,
che nasce, non a caso, nelle forme di cambiamento mentale, nasce in relazione anche alle forme di gestione delle risorse dell'agrobusiness e alle forme di, come dire, locali ma planetari allo stesso tempo assieme, ha a che fare con un ambiente che cambia, anche apparentemente in forma inedita. Tante sono le ragioni per cui i cambiamenti climatici sono culturali, sono una grande questione culturale che può utilizzare strumenti delle culture, in senso antropologico ma anche in senso più ampio, di tutti quegli attrezzi, immaginari, metafore che vengono dai saperi umanistici, dove gli steccati disciplinari servono sempre di meno. Culturali sono anche i gas climalteranti. La causa del surriscaldamento globale, certo, sono un aspetto, come dire, della geofisica, ma sono un aspetto così lontano, così apparentemente incomprensibile. Non riusciamo a pensare alle nostre relazioni, alla vita quotidiana, in relazione al carbonio, di cui sentiamo tanto parlare, anche in termini chiaramente di urgenza e di emergenza per le forme, per l'effetto serra. Ma i gas climalteranti, che sono invisibili, sono prodotti dalla nostra molto tangibile economia del carbonio, qui e ora, in cui siamo inseriti, anche spesso cercando tante alternative, anche in termini collettivi. E questa economia del carbonio è la base identificante della modernità. I fossili sono una base identificante della modernità, anche delle forme di dominio, dell'immaginario che è fossilizzato, possiamo dire. Dove? Molto spesso nelle culture del consumo, in un pensare il benessere del mondo solo, in un consumare il mondo, attraverso appunto quella che è la mercificazione della natura. Non riusciamo a fare questo, non tanto una comprensione non solo politica, ma anche proprio a capire le forme di connessione che poi ci cadono sulla testa, come diceva un filosofo, Michel Serres. Siamo in un contesto dove è culturale anche gli strumenti con cui affrontiamo, e non ce ne accorgiamo, e ci disorientiamo ai cambiamenti climatici, che è la nozione di natura. La nozione di natura, l'antropologia l'ha ben mostrato, ma ormai non solo l'antropologia. Una nozione di natura che è sempre più perturbante. Cosa intendo con questo? Me l'hanno insegnato tanti altri autori e non solo antropologi. Che poche culture hanno avuto questa nozione nel confrontarsi con gli attori ambientali, i non umani, ma si è costruita anche profondamente il legame con il fossile, con l'economia del carbonio, per come si è sviluppata in termini di immaginario, e che ci permette di pensare tanti altri attori come distanti e fuori, permette di pensare noi umani come distanti e fuori dall'ambiente e soprattutto da che cosa? Dalle interdipendenze ambientali. Abbiamo immesso un orrore per le relazioni ambientali, se non rese spettacolo, ma è anche un'ignoranza anche delle nostre forme di interazione quotidiana, tanto più in un contesto metropolitano, non in un contesto, come dire, rurale come questo, dove siamo ancora più interdipendenti a tanti attori, non a, come dire, soggetti non umani. La nozione di natura è profondamente in crisi, ci impedisce di capire le relazioni ambientali in cui siamo coinvolti, tanto più quelle che sono in profondo cambiamento e che arrivano anche da un clima che cambia con tutte le conseguenze, no? Sulla biosfera, sulla biodiversità, sulla terra, le risorse, l'acqua, vi dicendo. La nozione di natura rimuove le relazioni, le nasconde, le censura, ci impedisce di comprendere, ci impedisce di capire il nostro legame con tanti soggetti che fanno i processi di vita, tra cui anche chiaramente i nostri, cioè i soggetti non umani su cui l'antropologia da sempre ha lavorato in altri contesti, tanto ambientali quanto culturali. La nozione di natura ci mostra un mondo pieno di oggetti, però poi ci dimentichiamo che sono soggetti, anzi ci spaventiamo che sono soggetti, tanto più che non si comportano come vorremmo, non sono a disposizione. Ci ha permesso di rimuovere le interdipendenze e anche i limiti, che sono due concetti in forma diversa, con tante altre parole e metafore, che sono state le più valorizzate da tutte le altre cosmologie di tante culture nella storia e negli spazi, studiate dall'antropologia. Che in realtà hanno cercato, con tutte le forme anche di fragilità, ma anche di persistenza, di rendere familiari, familiari proprio nel senso più ampio, i soggetti non solo quelli umani, ma anche quelli non umani a cui si era interdipendenti, nel rischio
o nell'alleanza o nei sistemi di cooperazione. Culturale è un altro aspetto centrale nei cambiamenti climatici, cioè sono gli ostacoli sociali a parlare e agire nelle dimensioni locali, il cambiamento climatico non è solo lontano laggiù, e collettive, cioè farne un elemento di condivisione non nel lutto, nella perdita e nella paura, ma una condivisione di idee di cambiamento delle nostre relazioni ambientali. Questi sono stati spesso chiamati processi sociali di diniego, che hanno un'importanza rilevante e chiaramente non sono la stessa cosa che le forme di negazionismo, come dire, abbastanza esplicite, che hanno sempre più in difficoltà, ma sempre più persistenti, legate agli interessi chiaramente basati nell'economia del carbonio, sull'economia del carbonio. Però sono sottostanti anche a quel senso di impotenza, di non saper cosa fare, di non riuscire a trovare forme collettive, anche di condivisione pubblica, no? Di parola pubblica attorno ai cambiamenti climatici, come la questione e anche potenzialmente la, come dire, idea di cambiamento generativo per tutte le altre crisi, no? In una società che da decenni si racconta nella crisi continua. Insomma, tra catastrofismo e carbon as usual, Ci sono molte alternative, che le forme neoliberali propongono, no? Secondo il vecchio detto di Margaret Thatcher, there is no alternative, però propongono, si presentano tante alternative che sono già parte, come dire, delle forme anche civiche, associative, anche politiche, anche delle imprese, di ripensare collettivamente le nostre relazioni ambientali, non solo di, come dire, pensare di sottostare a una fine del mondo. C'è un altro aspetto che rende i cambiamenti climatici un tema, un ambiente profondamente culturale, è che le culture tutte sono sempre messe in relazione consapevolmente, a partire per esempio dalla mitologia, dalle cosmologie, ma dai sistemi di cooperazione in agricoltura, vi dicendo, sono sempre state atmosferiche, consapevolmente. Che riscoprire che relazione abbiamo con l'atmosfera, il cielo, che oggi tanto cambia, che ha tante conseguenze nei contesti locali anche in Italia, la sfera più sensibile ma anche la meno materiale apparentemente, la più fluttuante come il vento o la tempesta, e come sono state atmosferiche? Attraverso forme rituali, strutture simboliche, strutture di significato, sistemi produttivi, i saperi locali del tempo, non solo del tempo quello sociale, ma sempre profondamente interconnesso a quello atmosferico, a riuscire a rendere familiare qualcosa che da sempre è praticamente imprevedibile e potente, riuscire a situarsi in un tempo che cambia, quello che noi, soprattutto per esempio nella società occidentale, abbiamo molta difficoltà ad attivare. Da sempre le società si sono orientate verso il cielo per dare senso all'abitare terra. E oggi l'atmosfera si ripresenta, e lo sentiamo regolarmente, come un radicale bene comune, nel senso che da IPCC a tutti i tentativi internazionali, transnazionali anche, di gestire una questione che è inevitabilmente planetaria e quindi vuole degli attori, come dire, che siano sovranazionali, ripresenta le questioni cambiamenti climatici come al centro dell'agenda apparentemente politica, nonostante però la continua inerzia a un effettivo cambiamento, perché non cambia solo il clima, è un tutto che cambia, no? L'atmosfera è sì un bene comune, ma si ripresenta e rimaniamo unicamente nell'anidride carbonica, nella CO2, come male comune, come qualcosa che ci rende interdipendenti e di cui viviamo in modo interdipendente, interconnesso, però i mali e anche la costruzione chiaramente dei privilegi. Abbiamo bisogno di riscoprire la nostra familiarità con l'atmosfera, cioè quello che le culture hanno già sempre fatto. Non dobbiamo inventarci da un lato qualcosa di nuovo, questo cerco di raccontare. E questo però vuol dire anche cercare di capire quanti aspetti sociali e culturali sono presenti nel clima. Nozione poco naturale, anche nozione chiaramente che deriva dagli studi scientifici, ma non universale. Le culture sono state atmosferiche, in tanti contesti anche del sud del mondo, del nord del mondo, proprio attivando altre forme di sapere, di relazione consapevole, di produzione di conoscenza dei tempi atmosferici in cui erano e da cui dipendevano. Siamo immersi nell'atmosfera e questo ce ne siamo dimenticati, altre culture invece hanno continuato e spesso valorizzano molto questo elemento. Il clima ha molteplici attori,
anche sociali e culturali, anche in Italia, sempre più a livello planetario e globale, che vanno, qui c'è bisogno un po' di discernimento per capire quante dinamiche sono in atto. Ci sono molteplici climi in base agli attori, in base ai cambiamenti di rappresentazione, in base all'expertise, ma ciò ha a che fare anche, abbiamo difficoltà spesso, socialmente, intendo collettivamente, a rappresentarci i cambiamenti climatici, se non qualcosa di molto distante, se non qualcosa di molto lontano, nello spazio e nel tempo, per poi spaventarci quando ce lo vediamo a casa nostra, e come già sta succedendo da tempo, ma anche perché noi abbiamo invece attivato, abbiamo trasformato radicalmente il secolo scorso, le simboliche, le strutture simboliche, le strutture di significato che diamo al cielo. Noi abbiamo un'idea dissociata tra terra e cielo. Abbiamo un'idea un po' indoor, climatizzata dei nostri ambienti e con questo abbiamo però difficoltà per capire l'ambiente più ampio in cui siamo e che provochiamo, no? Attraverso il gas serra. In breve, questo testo cerca di proporre una cassetta degli attrezzi. Utilizzo questa così metafora, ma perché la cassetta degli attrezzi che ho cercato, insieme anche a tanti altre, di ritrovare, e non solo nella mia, così, sono antropologo, non solo a partire dall'antropologia culturale, ma tanto più a partire dall'ecologia politica, dalla storia ambientale, dalla psicanalisi, dall'immaginario letterario e filosofico, proprio perché abbiamo bisogno, no? Se il mondo è cambiato, e questo ce ne stiamo accorgendo, abbiamo bisogno di nuove parole per dirlo, per orientarci, per fare dei cambiamenti climatici uno spazio collettivo e non solo uno spazio, come dire, o un contesto esperto. Anche perché non è la fine del mondo, come spesso ce la proiettiamo, ma sicuramente è la fine di una rappresentazione del mondo, che deriva appunto anche dall'immaginario, dalle strutture simboliche dell'economia fossile, che così tanto, no, hanno difficoltà a modificarsi. Non è tanto solo decarbonizzare l'economia, ma la grossa questione è decarbonizzare l'immaginario, cioè il modo in cui pensiamo alle nostre relazioni con il mondo, in cui riusciamo ad accogliere invece le relazioni. E questo anche per riuscire a parlare non solo di dinieghi o forme di negazionismo, ma riuscire a parlare di desideri del cambiamento, in relazione però, come capire dal punto di vista delle scienze, dei saperi sociali, umanistici, come così centrali oggi, come capire non la catastrofe a venire, ma come tornare ad abitare, come già si sta facendo, limiti, interdipendenze, ma soprattutto relazioni con tanti altri soggetti. Non siamo così soli, poi ce ne accorgiamo solo nello spavento, quando tutto un tratto i cambiamenti climatici o le forme di cambiamento accelerato, tanto quelle atmosferiche in Italia, come dire, dissestano, irrompono e uccidono. Ritornare invece a desiderare le relazioni ambientali, quello che già tanti fanno, riuscire a farne diventare una leva centrale. E desiderare quindi anche una conversione ecologica, non essere obbligati a una conversione ecologica, che, ripeto, non è unicamente una conversione, è una spinta, una pressione a una dimensione politica particolarmente inerte, particolarmente, come dire, incapace di attivare dei profondi cambiamenti, ma anche perché non c'è, no, ancora una pressione adeguata, ma soprattutto, come dire, convertire no, le nostre strutture di significato sulle relazioni del mondo in cui siamo. E questo anche perché la complessità che queste tante relazioni che si impongono con un ambiente che cambia e con gli ambienti che cambiano, la complessità non è per niente complicata. Ci siamo già dentro, è un gioco di intrecci e di abbracci, da cui deriva anche l'etimologia di complessità. Possiamo desiderarla, possiamo comprenderla, prenderla a sé e possiamo conoscerla. Per questo, niente. Vi propongo questo lungo lavoro, lo ammetto, che ha come tentativo quello proprio di portare, no, la possibilità, a partire dai saperi, come dire, dalle forme di immaginario, dai saperi dell'antropologia su altre culture, ciò che ci insegnano ancora oggi, ma soprattutto per pensare la nostra cultura, è molto un'antropologia che guarda al qui di noi, in questo, campati per aria, perché lo siamo radicati per aria, ce ne siamo dimenticati, ma oggi in cui la CO2 è un male comune, possiamo tradurlo effettivamente in un bene comune.